Salve a tutti, oggi spiegheremo il giochino del debito eterno. Innanzitutto mi presento, io sono la Banca Centrale. Questi sono 10 stati europei. La Banca Centrale è l'unica, per regola, che può creare denaro. Lo crea senza costo, dal nulla, nella quantità che essa stessa stabilisce. Oggi creerò 1000 euro e dividerò questi 1000 euro tra i 10 stati a cui sto prestando i soldi e presterò ad ognuno 100 euro. Adesso abbiamo distribuito in maniera uguale i 1000 euro creati dalla banca. Ogni stato ha 100 euro a disposizione, ma quando la banca crea denaro, anche se lo fa senza costo, chiede l'interesse di fronte al prestito, e quindi io chiederò ad ogni stato a cui ho prestato 100 euro 10 euro di interesse. Quindi ho indebitato tutti quanti gli stati di 100 euro più 10 di interesse. A fine anno ogni stato mi dovrà restituire 110 euro. Ricapitoliamo, io ho creato 1000 euro e ne sto richiedendo indietro 1000 più 100 di interesse. In totale sto chiedendo indietro 1100 euro. C'è qualcosa che non torna. Se io sono l'unico che può creare denaro e ho creato 1000 euro, quei 100 in più che sto richiedendo indietro, dove sono? Semplicemente non esistono. La banca non crea l'interesse, lo rivendica, ma non lo crea. Quindi è fisicamente impossibile che da 1000 euro tornino indietro 1100 euro. Ma la banca non chiede la restituzione immediata del prestito, ma chiede soltanto di pagare l'interesse a fine anno. Quindi tutti questi stati a fine anno mi pagheranno, mi restituiranno 10 euro e la banca comincerà a prelevare da ogni stato 10 euro. Vi ricordate? In circolazione ci sono 1000 euro totali, la banca ne ritira 100, ne rimangono adesso 900, ma il debito per ogni stato rimane lo stesso e quindi ogni stato per l'anno successivo rimarrà indebitato di 100 euro più 10 di interesse. La banca l'anno successivo continuerà a riscuotere soltanto l'interesse e la massa monetaria circolante progressivamente si andrà a diminuire, mentre il debito rimane esattamente lo stesso. A questo punto la banca ha due scelte: o può continuare a creare denaro dal nulla e a prestarlo e ad aumentare ulteriormente il debito, o altrimenti passare all'incasso. Quando gli stati non avranno più il denaro da restituire, la banca gli dirà: ma scusa, io ti ho prestato tanti soldi nel corso di questi anni. A questo punto tu o mi paghi in soldi, e non ce li hanno i soldi gli stati, o altrimenti tutto ciò che hai prodotto me lo rendi. Mi rifarò su quello che hai realizzato con i soldi che io ho creato. È così che le banche, riscuotendo un debito che è inestinguibile, impossibile da restituire, man mano si prenderanno gli stati. Abbiamo rappresentato in maniera molto semplice, anche molto elementare, il funzionamento del sistema monetario attuale. Le cose non stanno esattamente così, sono molto peggio. Quindi limitiamoci a comprendere qual è il meccanismo. Se vogliamo uscire da questa trappola, da questo giochetto anche sciocco che anche un bambino capirebbe, l'unica strada che abbiamo è quella di tornare ad essere sovrani del nostro denaro, ad essere proprietari della nostra moneta. Altrimenti faremo la fine degli stati che perdono la sovranità e vengono fagocitati dalle banche.